Non mi soffermo oltre sulla preziosità degli abiti, delle armature, delle bandiere, dei gonfaloni ricostruiti in ogni particolare. E nobile città del Piceno, che fu a lungo contesa da Ladislao re di Napoli e Carlo alla testa, signore di Venezia. Sullo sfondo già si intravede il gonfalone di Monterubiano. Connotati da una caratteristica rappresentanza di tamburini. Monterubiano precede la delegazione inglese di Tewkesbury. Precede l'ingresso degli amici di Tewkesbury, Inghilterra. E qui siamo già tornati in Italia con la rappresentanza di Arezzo. Gli sbandieratori aretini, una rappresentanza di tutte le entità territoriali che danno vita alla giostra del Saracino. I bandieratori della città di Arezzo precedono l'ingresso degli amici di Narni. E questa è la rappresentanza narnense con un gonfalone, vedete, inquartato, diviso in quattro, d'argento e di rosso. L'argento è sormontato da un grifone rosso e d'un vescovo con i paludamenti rituali, cioè il pastorale e la mitria. Arezzo con il seguito delle dame e dei cavalieri nobili. Salutiamo l'ampio e sontuoso corteo storico della rappresentanza di Narni. Inquadrata è la corposa rappresentanza narnense. Ogni abito meriterebbe una descrizione particolareggiata, ma vi renderete conto che questo è praticamente impossibile, perché ci vorrebbe un'intera giornata per farvene apprezzare i meravigliosi colori. Fatto il suo ingresso in campo dalla rappresentanza di Servigliano, città del Piceno fondata dal mitico Servilio Rullo nel primo secolo avanti Cristo. Servigliano è sede del torneo equestre denominato E mentre davanti alle tribune sfilano ancora le dame di Narni, sullo sfondo appare il gonfalone di Servigliano che apre la rappresentanza dei tamburini,
dei nobili e degli sbandieratori. L'ingresso in campo del Palio della sesta edizione della giostra cavalleresca d'Europa. La particolarità delle bandiere, lo potete vedere sul fondo, è quella di avere dei campi che consentono nella rotazione di far distinguere sempre correttamente forme e colori delle bandiere. Gli elementi maggiormente utilizzati sono le fiamme, le forme allungate, perché sono quelle che meglio rappresentano la rotazione della bandiera. Il corteo storico è chiuso dal gonfalone, è stato realizzato dall'artista Salvatore Tricarico di Servigliano. Il palio rappresenta in basso sette duellanti che sono i sestieri e i borghi di Sulmona, al centro San Marco tra due cavalli, e San Marco in posizione centrale neutra. Al di là dello spirito cavalleresco, un messaggio di pace per tutti. E San Marco è il patrono della città di Servigliano. Il totale vi dà una immagine saliente, significativa, delle delegazioni con le bandiere al vento. Oggi la giornata non è particolarmente afosa, peraltro spira un piacevole vento. Nell'aria risuonano le note di musiche rinascimentali. Evidentemente è tempo per le dame di esibirsi nelle tipiche danze di quel periodo, danze che pongono in rilievo la leggiadria e la bellezza delle dame. Eccole le dame. Allora, c'è il vicepresidente scritto. Le danzatrici. Vicepresidente del Consiglio regionale. L'assessore provinciale, non è andato via, però c'è stato fino adesso. L'assessore provinciale Cione, poi il nome non lo so. Eccola là. Sopra preparati.
Vabbè, io me ne vado e vi saluto. Vi lascio da fare. Questo sarà quando arriverà. Ah, poi è venuto un ragazzetto, ha detto io vengo dal conto dell'assessore Nanna Rone, ha detto grazie. Vabbè, buon lavoro. Le danzatrici dell'Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona. Meritatissimo applauso per le danzatrici della Giostra Cavalleresca di Sulmona, della scuola delle danzatrici diretta da Maria Cristina Esposito. Il messaggio che giunge davanti ai vostri occhi rende a pieno l'idea di questa giostra, di questa città, che vuole essere il punto d'incontro di culture e di vitalità, di storia e tradizioni di tutte le popolazioni europee, con le sue diversità, unite in un unico simbolo ed una sola forza. L'Europa si forma davvero unendo storia e culture diverse. Ecco la giostra cavalleresca d'Europa. È tempo di giostra. Anche gli sbandieratori stanno lasciando il campo di gara. Segno che al termine tra pochissimi minuti delle gare ci sarà uno spettacolo finale in campo. Pertanto vi invitiamo cavalli e cavalieri per il riscaldamento. Il mastro giurato ha già dato l'inizio alle gare vere e proprie, chiamando. Salutiamo con un clamoroso applauso i cavalieri in campo per il riscaldamento. Cavalieri in campo per 3 minuti di riscaldamento, senza lancia e senza andare sugli anelli. Ecco i cavalieri in campo, a loro è destinato un tempo massimo di 3 minuti, non possono ovviamente avvalersi della lancia né andare sugli anelli, devono soltanto sgambare, dare il ritmo ai loro destrieri. Bruxelles per il Belgio, Burghausen Germania, Tewkesbury per il Regno Unito, Repubblica di San Marino, poi le rappresentanze italiane di Servigliano con la giostra di San Clementino che ha vinto la edizione dell'anno passato, Narni con la giostra dell'Anello, vincitrice della seconda edizione della giostra delle città dell'Anello di Narni, Arezzo con la giostra del Saracino, Faenza con il Palio del Niballo, Lanciano con il Mastro Giurato in rappresentanza della regione Abruzzo, Monterubiano con la giostra dell'Anello, Pistoia con la giostra dell'Orso e Sulmona con la giostra cavalleresca.